Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come già dal titolo, siamo qui per fare una full face low cost utilizzando i prodottini di Essence. Era da un po' che non facevo un video solo con Essence e siccome sono andata all'OVS, appunto, ho trovato alcune novità che non avevo ancora mai visto, mai provato, ho deciso di prenderle. In realtà non sono riuscita a comprare tutto dall'OVS perché, come sapete, gli stand sono sempre saccheggiati, c'era tutta la roba aperta, mezza distrutta, quindi alcune cosine le ho prese dall'OVS, mentre altre le ho prese da Cosmetic for Less, che è un sito che rivende tantissimi brand, in particolare Essence. L'ho acquisto praticamente sempre lì perché ha sempre novità che non si trovano fisicamente. Questa volta invece era al contrario, c'erano novità fisicamente all'OVS e online non c'era tutto quello che cercavo, però diciamo che ho trovato i prodotti sufficienti per fare una full face. C'era una nuova collezione per le labbra. Mi dispiace di non aver trovato lo scrub, vi giuro, erano tipo, ce n'erano 5 al negozio, tutti usati con le ditate dentro. Ma scusate, se ne vedete uno aperto, provate quello, perché dovete aprirne altri 50? Non lo so. Fatto sta che ho trovato lo step 2 e lo step 3. Lo step 1 era lo scrub, che però non ho trovato neanche online. E poi ho preso anche lo smoothie gloss al lampone. No, oddio, come. La mora? Penso sia la mora. Blackberry comunque. Possiamo iniziare. Siccome non avevo lo step 1, userei uno scrub qualunque che ho io qua in casa di Jeffree Star. Questo è il Lemon Icebox Cookies ed è buonissimo. Peccato, ero curioso di provare lo scrub di Essence. Se l'avete trovato intatto e l'avete provato, fatemi sapere com'è. Questo è lo step 2 che andremo a fare ora. Ed è una maschera. Che buono. Buonissimo. I prezzi, come sempre, ve li lascerò scritti qua perché in realtà dallo scontrino non capisco molto bene a cosa si riferisca. Sono molto generici i codici, quindi boh, I don't know. Applicare sulle labbra e lasciare per 1-3 minuti e massaggiare l'eccesso, non ha bisogno di risciacquo. Quindi andiamo subito a vedere. Com'è? Io pensavo fosse tipo una maschera in patch e invece è in crema. Non avevo letto le indicazioni né niente, quindi è proprio così. E l'andiamo, ce n'è anche tanta, l'andiamo ad applicare. Ok, non dico cosa sia. Boh, ce n'è rimasta un sacco dentro. Mi sa che la metto in un pottino perché mi brucia un po' le labbra. Sperando non mi finisca in bocca, possiamo partire dagli occhi. Nel frattempo che aspettiamo questi 2-3 minutini. Sono le 32, alle 35 rimuoviamo il tutto. Allora, ho preso un primer che sarebbe la linea per chi fa attività fisica e quindi vuole che il trucco rimanga bello lì senza andarsene col sudore eccetera. Infatti è scritto gym proof e waterproof, quindi a chi va in palestra o non so chi fa sport. Solo che io non mi trucco mai quando vado in palestra, quindi l'ho comprato semplicemente perché volevo avere un primer occhi. Quando ero più piccola usavo sempre questo e mi piaceva un sacco, però c'era soltanto la tonalità rosa. E io non sono rosata, quindi volevo una tonalità più beigiolina. E questo qua mi sembra beige, quindi speriamo che sia un po' coprente, non troppo trasparente. Questo qui l'avevo visto in negozio, ma era saccheggiato e quindi l'ho trovato per fortuna anche online e ho deciso di prenderlo online. Sembra un po' come quello di Fenty. La consistenza è molto simile e no, non va a coprire le imperfezioni della palpebra, le mie venette. Quell'altro che vi dicevo invece va proprio a colorare, quindi diciamo che è il genere che preferisco. Come palette ce n'erano diverse, ma io ho scelto questa qua. Le altre in realtà erano distrutte, quindi è stata tipo una scelta obbligatoria perché era rimasta solo lei intatta con la pellicola. Vedete che c'è ancora la pellicola ed è la 05. Molto carini, colori semplici. Vado a prendere l'arancio e lo andiamo. Uella! Uella, uella, la! Ma com'è scrivente questo arancio, wow! Che poi è da un botto che non mi trucco d'arancio, da quando ho fatto i capelli viola praticamente, mi pare. Mi ha stupito, di solito non sono così pigmentati gli ombretti di Essence, no? Vado a prendere anche il rosso
e vado a intensificare la mia piega. Posso dire che mi ha colpito? Mi ha proprio colpito. Vado a prendere quindi ora il marrone più scuro, questo qua, e vado a intensificare sempre il mio angolo esterno. Forse questo speravo fosse leggermente più scuro ed è molto simile in realtà a questo. Questo è un po' più caldo, però siamo giù di lì. Cioè, è meglio dell'ultima palette che abbiamo provato di Kiko, che costava forse un po' di più o un po' di meno, non mi ricordo, era scontata, quindi potrebbe essere anche lì il prezzo, però è mille volte meglio. Cioè, guardate che pigmentazione. No, ci sono rimasta perché di solito cioè, rimanevo veramente delusa da tutte le palette di Essence. Ora vado con un pennello piatto e con un po' di primer al centro, cioè in realtà un po' dove voglio applicare gli shimmer. Ce ne sono due, anzi no, scusate, ce ne sono tre. Io direi che li proviamo tutti, così ci facciamo un'idea. Vado con questo colore più scuro e lo applico alla fine. Oh, è il primer! Guardate che bello anche questo. Li mischio un pochino e poi prendo l'ultimo colore che invece è proprio chiaro, chiaro, chiaro. Guardate come scrivono. E faccio lo stesso ovviamente anche dall'altra parte. Comunque questo primer mi sta piacendo. È veramente bello per come fa aderire gli ombretti. Quindi questa è super consigliata, veramente veramente carina. Andiamo avanti. Direi prima di finire gli occhi di procedere con la base. Ho comprato questo primer che dovrebbe essere idratante e perfezionante con l'SPF. Molto curiosa di provarlo, c'è scritto di shakerare prima dell'utilizzo. Effettivamente ha levigato parecchio. Ora andremo a provare. Ma questo sacchetto mi dai fastidio. Andremo a provare questo fondotinta Soft Touch Mousse Makeup. Che in realtà, che io sappia, ce l'ha sempre, ma non l'ho mai provato. Cioè, non lo so, non so nemmeno io perché. Ho detto, visto che non ci sono fondotinta nuovi che non ho provato. Proviamo lui. Io ho scelto la colorazione 16 Matte Vanilla, mi sembrava la più azzeccata, però in teoria sono uscite nuove colorazioni perché questa qua mi sembra nuova. Non lo so, fatemi sapere se c'era già o se era nuova. Vediamo. Mi ricordo che una mia amica la usava sempre e si trovava bene. L'applicatore, cioè la confezione secondo me è un po' scomoda. Mi sembra un po' chiara. In realtà dal pack è così chiara secondo voi? Oh, mi sono usciti di quei buboni in questi giorni, mamma mia. Terribile. Allora, questo è l'effetto e forse è un po' secchino, quindi se avete la pelle secca non ve lo consiglio, però per chi ha la pelle grassa magari non è male.
Come vedete è abbastanza coprente. Tranne alcuni brufoletti che si notano ancora che sono un po' rossini. Però non mi dispiace. Poi anche il primer sotto mi ha reso la pelle super levigata. Quindi, recap. Io ho preso una colorazione troppo chiara, come potete vedere, anche se dal pack secondo me non sembra. Cioè, sembra proprio un fantasma vista così, come il muro. Boh, non so perché. La texture la consiglio a chi ha la pelle grassa. A me sta già un po' segnando dove le zone più secche. Coprenza medio, non la consiglio a tutti. Andiamo avanti con... Ah, scusate, mi stavo dimenticando di mettere il lip balm. Vediamo, il lip balm è così, semplicemente. Il stick. Non ha una profumazione particolare ed è anche un po' duro. Boh, la maschera mi è piaciuta, ha reso le labbra abbastanza morbide, mentre questo qua non lo ricomprerei. Allora, correttore, anche per lo stesso discorso di prima, avevo provato praticamente un po' tutti i correttori. Questo qua mi mancava, quindi l'ho voluto prendere. Si gira e dovrebbe uscire il prodotto da questo pennellino. Si chiama Stay Natural Plus. Non esci, amico. Ok, è uscito ora. Ho preso la tonalità 0... Ah no, 20 Gentle Beige. Un po' più scuro del fondo. Rido. Io secondo me ho tipo... Boh, la sfiga che non riesco mai a scegliere i colori giusti. Chi lo sa perché? La batteria scarica, devo cambiare batteria. Guardiamo, essendo comunque già dal nome naturale, mi immagino che non vada a coprire troppo. Però non mi sembra male. Ehi là! È leggera come texture, non va a segnare assolutamente il contorno occhi. E mi ha coperto le occhiaie. Mi ha sorpreso, ma carino lui. Aggiungo un pochino qua. Lui promosso, assolutamente. Quindi fisso un attimo il contorno occhi e passiamo alle sopracciglia. Ho applicato un attimo anche l'ombretto arancione nella parte inferiore del mio occhio. E ora possiamo andare a fare le sopracciglia. Ho preso questo kit. It's All About Brows, 4 in 1 palette, che ha due colori diversi per fare le sopracciglia. Metti a fuoco, grazie. E anche una cera, il che, si è suscitato il pennellino, mi ispirava perché potrebbe essere un simil sapone per tirare i peletti verso l'insù. E c'è anche un colore chiaro per illuminare. Quindi davvero ottimo secondo me come kit. Vediamo adesso se riesco ad aprirlo. Utilizzare la polvere da sola o mixare insieme per rinfortire le sopracciglia. Applicare illuminante shimmer sotto le sopracciglia per un effetto liftante. Utilizzare la cera per fissare la polvere o per regolare le sopracciglia, pennellino incluso. Il pennellino è veramente sfigatello, cioè minuscolo, quindi non so quanto ci faremo. Comunque io vorrei provare prima ad applicare la cera. Ma come faccio a tenere con le unghie un pennellino del genere? Mi sa che poi ne andrò a prendere un altro. Comunque, voglio provarci lo stesso, dai. No, cambio pennello. It's impossible for me. Mi sembra che rimangano un pochino. Allora, probabilmente avrei fatto prima le sopracciglia per evitare magari di andare con la cera sopra il fondo. E lascia un po' di pallini bianchi, come il sapone. Il sapone forse le fissa leggermente meglio. Ho fatto la cavolata di tagliarmi le sopracciglia e ora sono un po' monche. Comunque, vabbè, a parte ciò, andiamo a prendere il marrone in polvere e andiamo a colorare. E niente, no, boccio assolutamente quella cera, non mi è piaciuta per niente. Mi ha complicato solo la vita, però in realtà l'ombretto ci sta. Non lo so, secondo me non fissa questa cera, anzi va un po' a sciogliere il tutto, boh. Però è carino come kit. Dai, vado a mettere anche un po' di colore chiaro sotto il sopracciglio, già che ci siamo.
un pochino di più. Se siete bionde, c'è il colore marroncino più chiaro. Ok, direi che è giunta l'ora di dare un po' di colore a questo cadavere. E ho preso questa palettina per il contour, Contouring Duo Palette. Da una parte abbiamo un colore scuro e dall'altra il colore chiaro. Quindi andiamo subito a provarla. Non mi dispiace come tono. E si suona anche molto bene. Ci sto andando un po' giù pesante perché volevo scurirmi la faccia visto che sono bianchissima. Ci gusta. Spolvera parecchio come cialda, però è bello. Cioè mi piace sia il colore che come si sfuma. Poi ho preso questo blush che è lo 06 Cherry Me Up. E vediamo un po', forse non c'entra molto con il look occhi, è un po' più berry, sì, però giusto per avere anche un tocco di blush, molto carino, i blush di Essence sono da sempre i miei preferiti, nel senso che per essere low cost secondo me ci stanno, molto molto carini. Ho comprato una palettina di illuminanti, questa è la Crystal Power Blush e Highlighter. I blush sono molto luminosi, quindi non mi andavo di utilizzarli, onestamente, però ha due colori illuminanti, uno super chiaro e uno doratino, che mi sfiziavano parecchio, quindi andiamo subito a provarlo. Anche questa era una delle poche cose intatte perché ha la pellicola e nessuno l'aveva aperta ancora, fortunatamente. Anche perché ci sono i tester sotto, boh. Vabbè, comunque allo specchio, quindi molto carina. Magari metto anche un po' di blush, dai, metto Inner Happiness, questo qua, anche se sarà super luminoso, vediamo un po'. Non si vede tanto, provo quello più scuro. Forse devo proprio metterlo senza il blush di prima, perché così non si capisce la differenza. Vado a prendere Glowing Energy, che è il doratino, perché quello bianco è troppo chiaro per la mia carnagione. E vediamo com'è. Si nota un po' la grana, ma non eccessivamente. Per quanto riguarda questo illuminante, non mi dispiace. Secondo me era meglio se magari mettevamo altre tonalità e non due blush così luminosi, perché boh. Non è una cosa che prediligo, però magari a qualcuno piace. Non ho preso l'eyeliner, in realtà questo qui lo conoscete già, l'ho fatto vedere molte volte. Nei miei primi video lo usavo sempre e mi piace assai, quindi ho voluto provare a prendere delle ciglia finte. In realtà anche questo mascara che non ho mai provato, magari mettiamo prima il mascara e poi le ciglia finte. Ho preso anche la loro nuova colla, che una volta la colla di Essence era la mia preferita, ma l'hanno tolta dal commercio e quindi ho preso questa Peel Off Lash Glue. Non l'ho mai provata e direi che possiamo provare queste cose, però voglio provare a mettere questo Smoothie Gloss. Vediamo intanto se è buona la profumazione. Mi è uscito un po' troppo. Ci piace. Ha il colore del frutto, quindi penso che anche il lampone fosse rosso. Poi c'erano altri gusti che ora non mi ricordo. Cioè, sa un po' di cadavere come colore, però è carino. Sì, sicuramente ne ho applicato un po' troppo. Comunque, poi avrò altri prodotti per le labbra, quindi intanto volevo vedere com'era questo. Allora, andiamo a provare il mascara. Vabbè, come sapete, Lash Princess con la confezione verde è il mio preferito. Infatti l'ho anche ricomprato. Però oggi volevo provare questo qua che si chiama Volume Hero. Qui dovrebbe dare molto volume, credo. I mascara di Essence sono molto validi in generale. Ah, l'applicatore è così. Non l'avevo neanche aperto visto che era nuovo e l'ho preso. Non mi fa assolutamente volare, come dire. Ah, ho preso anche questo qui. Non mi ricordavo più com'era questo qua con la confezione arancione di Lash Princess. Arancione o rossa? Boh. E l'ho voluto riprovare. Questo ha lo scovolino così, quindi è un po' strano. E lo voglio provare nell'altro occhio, vediamo com'è.
Non c'è niente da fare, quello nella confezione verde è tutt'altra roba. Prendo quello verde. Questo qui sarebbe per effetto ciglia finte, mentre questo che abbiamo visto prima è volume. Quindi dovete prendere questo verde perché è effetto ciglia finte. E infatti è il mio preferito. Comunque adesso non so se si noterà la differenza perché c'era un mascara sotto, però già da subito li allunga molto di più. Dà proprio una curvatura. Non lo so, sarà anche lo scovolino. Cioè, vedete subito la differenza con l'altro occhio. Secondo me questo verde non lo batte nessuno. Vi faccio vedere da vicino lo scovolino. Eccolo qua. Quindi leggermente si stringe. Forse dovrei fare tipo anche, oltre a provare novità o prodotti che non ho mai provato, i miei preferiti di Essence. E lui è uno di questi. Veramente, veramente il mio mascara preferito. Allora, invece andiamo a provare le ciglia finte. Che sono uscite queste nuove ciglia con questi packaging super carini. Che non sembrano le solite plasticose. Cioè, sì, sono plasticose, però sembrano più folte. E quindi ho detto, vabbè, proviamole. Queste qua sono le 01 Oriental Drama. Queste le ho prese online. Eccole qua. Guardiamo com'è la misura. Mi pare vadano bene. Apriamo la nuova colla. C'è scritto peel off. Quindi in teoria una volta che si asciuga deve essere comoda da rimuovere. Mi manca la vecchia colla. Si vede che era cancerogena. Boh, perché l'hanno tolta dal mercato? Non me lo so spiegare io. Ah, ma è bianca. Me la immaginavo nera. Comunque è scomodissimo l'applicatore così, eh. Cioè, era molto meglio prima. Comodissimo, proprio scomodissimo. No, 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 non ci piace. 30 secondi. Va bene, sono già passati 10. 1, 2, 3, 4, 5. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20. Applichiamo! Sono un po' fake, eh? Costano poco, ma in realtà no, perché se le prendete su AliExpress ci sono dei modelli strafighi che costano tipo 3-4 euro. Oddio. Ho un po' di gloss nell'apparecchio. Dov'è finita? Oh, ho perso la ciglia. Chissà dov'è finita. Trovata! In realtà non è neanche così male, dai. Pensavo peggio. Allora, cosa mi manca da provare? Credo solo i prodotti per le labbra. Comunque, per le labbra ho preso una matita, che in teoria di solito sono buone, e questo Plumping Gloss nella tonalità 02 Big Softy, mentre questo qua, la matita, è nella tonalità 01. Anche il colore è bellissimo, forse ora non lo vedrete perché ho le labbra un po' pigmentate. Però è questo colore qua, nude. Le matite di Essence sono comunque valide. Questa qua dovrebbe essere anche waterproof. Posso applicare il gloss, che secondo me ho sbagliato completamente il colore. Pensavo fosse un marroncino, invece sembra quasi un tortora. Vediamo. Ah, ma è quasi trasparente. No, allora forse potrebbe andare bene. Però voglio colorare tutte le labbra. Sapete che le labbra sembrano veramente rimpolpate e morbide? Forse quella maschera di Essence non è poi così male. Proprio carino questo colore. Sono super soddisfatta. Peccato per il colore di fondotinta. Mi piace come look. Se qualcuno mi vedesse, secondo me non capirebbe che è fatto con prodotti di Essence. Sono veramente colpita. Quindi facciamo un resoconto veloce di cosa vi consiglio e di cosa non vi consiglio. Palettina che abbiamo provato per gli occhi, ovviamente super consigliata, mi è piaciuta un sacco. E gli ombretti sono veramente super scriventi. Palettina di contouring consigliata. Tutti i blush in generale consigliati. La palette degli illuminanti, secondo me, se vi piacciono anche gli illuminanti come blush,
ci sta. Quindi questa forse non la ricomprerei perché ha due cialde che non mi interessano, piuttosto prenderei un illuminante singolo, però comunque è valida, quindi non la boccio. Questo mascara ve l'ho già detto che lo amo, mentre gli altri due non li riacquisterei, quindi bocciati. Correttore mi ha colpito, cioè la zona è veramente bellissima, non è assolutamente segnata ed è anche abbastanza coperta, quindi lo aggiungo le cose da consigliarvi. Anche il primer mi ha colpito come ha levigato questa zona. Cioè, la zona qua dei pori è veramente super mega levigata. Quindi anche lui, piccolino, ve lo consiglio. Mentre il fondotinta, oltre al fatto che ho sbagliato shade, per la mia tipologia di pelle non va bene. La consiglio a chi ha la pelle grassa. Quindi non lo riacquisterei. Ho questo gloss che forse leggermente pizzica. Però pochissimo, quindi non è un effetto super rimpolpante. Però è carino. Mi piace il lucido che donano le labbra. La matita super mega consigliata, anche proprio la colorazione 01 è bellissima. Eccola qua, bellissima. Ok, quindi lo aggiungiamo alla lista, questo ve l'ho fatto vedere. Il primer occhi. Sapete che insieme agli ombretti bomba, veramente veramente bello anche lui. Quindi consigliato. Questo non ve lo consiglio, il Lip Ritual Step 3 Primer. Ah, era un primer, non era un lip balm. Sono così rimbambita che non ho neanche capito cos'era. Vabbè, comunque non lo riacquisterei. Non uso mai primer e non mi dà l'idea di essere essenziale. La maschera non mi è sembrata male. La colla, secondo me ormai è superata. Il fatto forse che sia peel off è carina come idea, vedete? Qua si sta staccando senza problemi. Però boh. È un po' lunga, cioè bisogna aspettare troppo prima di applicare le ciglia. E noi non abbiamo tempo. Detto questo, spero che questo look vi sia piaciuto e vi abbia appunto ispirato a comprare nuove cose. E se vi sono piaciuti ovviamente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questi prodottini, prodottini, prodottini. E devo smettere di dire prodottini. Nulla, vi mando un bacione gigante e ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!